Voglio parlare della regola, avere a che fare con la regola, con la legge. È un'impresa estremamente ardua e delicata, ma anche ci dà la misura del nostro livello di consapevolezza. Si dice, i saggi dicono che rispettare una regola, una legge ingiusta è patologico. Ci dicono che essere sani in un mondo malsano non è sano. Quindi certamente la regola spesso non è sana. Quanto più di questi tempi, assistere a una regola malsana ci mette di fronte a noi stessi, ci crea degli agguati. Che fare? Come stiamo vedendo, una buona percentuale di persone decide che la regola vada bene e si adegua. Chi perché concorda, chi per timore, chi per comodità, per interesse, chi per codardia, chi per non crearsi troppi problemi, insomma, si adeguano. E questa è una posizione. Quell'altra è quella dei ribelli. Anche questa è variegata, no? C'è chi urla con violenza, c'è chi grida al complotto, chi presenta le sue rimostranze in modo più articolato, più o meno dogmatiche, più o meno naif, più o meno fondate. Ribellarsi è un atto individuale, ma è un atto che va trasceso e incluso, altrimenti sei semplicemente nel dualismo, sei l'altra faccia. Pensi che il sistema cosiddetto, pensi che il mondo dei vari poteri forti non mette in preventivo la tua ribellione, se ne fa un baffo, ci ride, anzi la manipola. Probabilmente i casseur, i black bloc, i distruttori fanno comodo e a volte sono anche creati dal sistema. Quindi la tua reazione è semplicemente funzionale al sistema. È semplicemente un atto di infantilismo, per quanto tu creda, e anche di egoismo, di limitatezza. Non vedi che alla fin fine, per sostenere i tuoi ideali, a giusta ragione, giustamente o a torto, non fai altro che rinforzare ed essere la parte complementare del sistema. Quello che certi maestri insegnano è che mi trova d'accordo e fa parte della mia visione, è trascendere e includere, fare del due l'uno. Non farai mai del due l'uno finché ti ribelli e basta. La ribellione è il primo passo, ma se poi non arrivi a compiere la giusta azione è oltre il dualismo, ho ragione o torto, sono bravo io, sono bravi loro. La giusta azione è sempre muoversi lungo le linee di minor resistenza. La giusta azione è come agisce la natura. La giusta azione nasce dall'ascolto di un ritmo interiore che non è mai il mio ritmo personale. Io sento, io credo. Fai ridere. Seguire il giusto ritmo con la giusta azione è un dialogo partecipativo con il mondo.
se il mondo opprime eccessivamente, o se il mondo lascia libero, o se il mondo ti lascia degli spazi nei quali muoverti, se il mondo chiede il tuo contributo, qual è la cosa più saggia che tu possa fare? Questo significa che ti chiede di riflettere, di osservare, di ascoltarti. Ti chiede di lasciare andare i tuoi attaccamenti, le tue credenze, le tue convinzioni. La giusta azione non è mai quello che credi. La giusta azione è quello che è giusto. La giusta azione è quello che fa la cosa migliore per te, per il mondo, non che fa la cosa migliore per te. Questa è una sfida che ciascuno supera a suo modo, ma non certamente attaccandosi alle proprie idee, semplicemente ribellandosi, senza considerare il contesto. Il contesto, il sistema, il potere, i sistemi di potere uno sull'altro, uno dopo l'altro. Essere velleitari o essere giusti, rifletti.